Il comune di Stresa vuole realizzare un nuovo parcheggio nella zona della stazione ferroviaria. Per questo l'amministrazione ha affidato all'architetto Otilio D'Andria l'incarico di redigere uno studio di fattibilità. L'area interessata sarebbe all'angolo tra via Principe di Piemonte e via Duchessa di Genova. Si tratta di un'area privata molto ampia sulla quale sorgono numerose piante storiche. La posizione sarebbe certamente strategica perché è vicina alla stazione ferroviaria, ma anche al lago. Chiaramente si tratta di una fase ancora iniziale del progetto che dovrà essere valutato alla luce di quanto emergerà dallo studio di fattibilità commissionato, anche per l'aspetto dei costi che potrebbe comportare. Sarà poi necessario chiedere le autorizzazioni paesaggistiche. L'intenzione dell'amministrazione è di preservare l'area verde ricavando i parcheggi al suo interno. Sono in corso le trattative con la proprietà per l'acquisizione dell'area. Un primo sopralluogo è già stato fatto nei giorni scorsi. Stresa, presa sempre più d'assalto da turisti e visitatori da tutto il mondo, ha sempre bisogno di nuovi parcheggi. Per l'occorrenza è stato già aperto quello del nuovo porto turistico, anche se il progetto non è ancora terminato, ma ha permesso di ricavare una quarantina di posti auto e un nuovo parcheggio multipiano sarà realizzato al Lido di Carciano.